tanta, perché comunque sono stati mesi difficili prima di arrivare qua, però sono contento che il gol sia servito per chiudere una partita che comunque era complicata contro un'ottima squadra. Abbiamo fatto, penso, una gran partita, quindi c'è doppia soddisfazione. Un gol bello è fondamentale, appunto. Sì, no, sono contento. Dai, ogni tanto il tiro da fuori mi piace provarlo, quindi anche l'ultimo gol era arrivato da fuori area, quindi bene, avanti così. Perché non segni tanto, però quando segni lo fai esatto, più o meno. Esatto, sì. Non sono abituato a farne tantissimi, ci proveremo quest'anno a farne qualcuno in più. Anche perché insomma, magari la mattonella può essere quella... Ma anche più brutti, va bene, lo dico sempre. Chi ti ha detto questa rete? La tua famiglia? Ma mia moglie e mia figlia, sicuramente a loro, perché mi sono stati tanto vicino in questo periodo, e quindi sicuramente la dedica è per loro. Sei riuscito a fare le esultanze in campo delle lettere? No, in campo no, perché... Magari falla adesso. La faccio adesso. Bene, ricordiamo i nomi? Sì, Valentina mia moglie e Carlotta mia figlia. Perfetto. E quanto volevate questa vittoria? Insomma, era nell'area, ci voleva? Ma tanto, la volevamo tanto, perché comunque venivamo da due partite, la sconfitta col Padova e il pareggio con Renate, in cui comunque avevamo raccolto meno, quindi era importante tornare subito alla vittoria, era importante farlo qui in casa, quindi ci tenevamo tanto e penso che abbiamo fatto la partita giusta che dovevamo fare, con un buon approccio. Abbiamo avuto tante occasioni, ecco, forse l'unica pecca, si poteva chiudere un po' prima la partita, però bene. Sulla base della tua esperienza, come giudichi questo campionato? Tante squadre importanti e tutte lì, insomma. Ma sì, è un campionato come sempre molto, molto livellato, ci sono tante squadre che faranno sicuramente un campionato di vertice, noi siamo tra quelle. E è fondamentale la continuità, bisogna essere dei martelli da questo punto di vista, fare risultato, portare sempre a casa punti, non mollare mai, affrontare partita dopo partita, è inutile fare tabelle, pensare a abbiamo questa o quella partita, se ne affronta una alla volta e bisogna cercare di fare il massimo ogni partita. Quindi, come oggi, vincono tante partite. Sì, quello sicuramente, bisogna essere squadra dal primo all'ultimo, lottare insieme. Tutto quello che si fa lo si fa insieme, si aiuta il compagno se è in difficoltà, ci si dà una mano, quindi questo è lo spirito per vincere. Il mister ha detto, Matteo lo conoscevo bene, sta confermando quello che so di lui, brava la squadra a coglierlo come insomma, uno che qui da tanto, due partite, subito 90 minuti entrambe le partite, la difesa non ha mai subito gol, oggi hai fatto gol anche, e tu? Questo inizio te lo sognavi così? No, diciamo che sono contento per come sta andando, ringrazio il mister, la società e tutti i compagni per come mi hanno accolto, perché davvero mi hanno fatto da subito sentire uno di loro. Avevo lavorato tanto quest'estate per farmi trovare pronto, quindi spero partita dopo partita di continuare così, di aumentare la condizione, perché chiaramente sono arrivato da neanche due settimane, quindi non posso essere al massimo, però sto lavorando duro ogni giorno per migliorare, per crescere da questo punto di vista. Quindi non sono le classiche frasi da calciatori che dicono mi sono allenato tutta l'estate. No, mi sono allenato proprio tutta l'estate, per davvero, quello è vero. E oltretutto oggi hai segnato anche Pinato, so che è un ragazzo che conosci bene. Sì, no, conoscevo lui, conoscevo Sassà Burrai, quindi sono tutti veramente ottimi ragazzi, ho trovato un gruppo sano, un gruppo che ha tanta voglia di lavorare, per cui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, per toglierci delle grandi soddisfazioni. E hai apprezzato lui, mi pare? Sì, sono andato verso la panchina, ho abbracciato il mister Pina e poi tutti gli altri sono arrivati tutti. Quindi eri ancora lucido, insomma. Sì.